l'esistenza cristiana, ho scritto nel messaggio per questa Quaresima, consiste in un continuo salire il monte dell'incontro con Dio per poi ridiscendere portando l'amore e la forza che ne derivano in modo da servire i nostri fratelli e sorelle con lo stesso amore di Dio da me in questo momento della mia vita. Il Signore mi chiama, grazie. Il Signore mi chiama a salire sul monte, a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione. Ma questo non significa abbandonare la Chiesa. Anzi, se Dio mi chiede questo, è proprio perché possa... perché io possa continuare... È un momento molto difficile per tutti, perché in un certo senso c'è stata una percezione nei primi momenti all'annuncio del Papa quasi fosse un abbandono, ma ora stiamo capendo di più questo suo gesto, il significato spirituale e umano e anche il significato di fiducia nel futuro della Chiesa. Ma io non credo al toto conclave, non credo che la Chiesa oggi o la curia sia tutto il male che si dice. Conosco la storia della Chiesa, so nel passato i problemi, conosco i problemi di oggi. Io credo che il cristianesimo e la Chiesa cattolica presentino degli uomini e delle donne veramente eroici. Mi diceva una volta la moglie del presidente francese Mitterrand, una laica anticlericale, ma perché dove vado io negli angoli più infernali del mondo trovo una suora o un cattolico? C'è qualcosa in loro. C'è qualcosa. Io credo che la Chiesa ha una grande forza e bisogna e esprimerà un Papa di livello e di altezza. Nel seggio insieme alla moglie Trio, eccolo, sta entrando, potete vedere insomma il presidente napoletano, ecco, si sono alzati gli scrutatori per salutarlo, gli sta stringendo la mano di Rino, firmerà insomma per certificare il fatto che è andato a votare, gli daranno la scheda elettorale. Come potete vedere adesso probabilmente il quadrato ci sta stessando, insomma, perché il presidente napoletano, questo insomma lo sapete, sarà l'ultimo voto da presidente, qualcuno che gli dà la mano mentre è al seggio, perché il presidente della Repubblica, vedo un altro signore che sorride insomma e lo saluta, il presidente della Repubblica adesso. Avanti, scusate! Nella cabina numero 2, scusate! Entrata molta gente in coda nel seggio di via Panisperna, sono tre seggi qui, oltre facciamo far vedere davanti. Ecco, come potete vedere il gioco napoletano inclinando le schede, è cominciato da quella rosa della Camera dei Deputati, poi è passato a quella del Senato e infine a quella della Regione. Ha salutato adesso il presidente di seggio, una ragazza, sta salutando i scrutatori, gli stanno consigliando il documento, sta per uscire, adesso noi troveremo a fermarlo, a chiedergli per il voto. Presidente! Enrico, no, dentro.